E così siete andati in viaggio di nozze a Bari. Sì. Sarà stato bello. Questione di gusti. Beh, vi sarete divertiti, no? Abbastanza. Sapete, io il mio viaggio di nozze lo faccio stile Cinecittà. Sarebbe a dire. Sarebbe a dire un albergo su una scogliera schiaffeggiata dalle onde, capito? Sì. Ordino da mangiare per giorni e giorni. Capito? Poi mi chiudo a chiave nella stanza, con tutte le candele accese che si riflettono nella specchiera. E vai. 3, 4, 5 giorni. Senza smettere se non per addentare una coscia di caviale. Queste cose non esistono. Manco nei film. Esistono e come invece? Sì, forse qualche uomo malato. E quindi secondo voi sarei malato perché mi piacciono le belle donne? No, mi devo far curare. Ditemelo voi. Mi devo far curare. Ma perché vostro marito non ce l'ha questa malattia? No, lui proprio no. Beh, meglio. Così la notte vi lascia più tranquilla. Per quello non c'è problema. Siete fortunata. A voglia. Senti, ti volevo dire che ti ho riconosciuto. A me? Ma di che è? Tu sei Mirko Cianfoni dei Sbirri Corrotti. Non so io quello. Sì, ti vedevo tutti i giorni. Era il mio preferito. Senti, bella. Non è il momento adatto. Basta che parli, faccio il favore. Non ce la posso credere. Quando ti incazzo ti vuole quando fai l'ispettore Kent. L'ispettore Kent? Ispettore Kent, mo fa un autografo. Va, devo fare un autografo, a più a carte belle. Non vedi questo? Cercavo l'insegnante Doriana Guelpa. Sei la mia supplente? Uh-huh. Ti aspettavo. Vado a prenderti i registri. Caspita, che giornia. Eh? Che bella donna. Chi è? È Miss Moratti 2003. Con la riforma le fanno tutte così, c'è scritto. Quando poi avete finito di fare i maniaci, Ciao, io sono Adelaide. Ciao. Sai, sono un po' emozionata, è la mia prima supplenza. Ah, sì? Beh, insegnare è sempre stata la mia passione, ma poi mi sono sposata e mio marito non ha mai voluto che lavorassi. Io la considero una sfortuna, capisci? Una sfortuna della Madonna, proprio. Dillo a me. Bianca de la Chantin. Doriana, grazie. Non c'è niente di religione. Bianca, prego. Bianca. Le mie cose? Sì. Registri. Perfetto. Borsa. Testi. Perfetto. Meraviglioso. Cos'è? Un geroglifico? Ma no, guarda, è un simbolo tribale dell'amore. L'ho fatto quando ero in vacanza, alle Chagos. Un posto sublime, esclusivo. Ci sei stata? Arrivo adesso, giusto per fare il consiglio di classe. Iniziamo, per favore! Sì, l'aereo da Mogadiscio ha fatto scalo a Luxor, poi con un altro aereo militare fino a Roma. E i bloc-notes erano nella valigia? Sì, le valigie dovevano essere sigillate. Ma sull'aereo da Luxor c'era tutto? Sì, anche una busta di documenti. Ce l'avevano in mano. E li hanno letti? Sì. C'era anche il primo referto medico, quello fatto sulla nave Garibaldi. E tutte le fotografie. Quali fotografie? Dei corpi. Non sono mai state ritrovate.
Ma queste persone sono state ascoltate al processo? Tutti. Ma nessuno ricordava niente. E il giudice Petit, lui era andato avanti fino in fondo nell'indagine, aveva trovato anche dei testimoni. Sì, questa è una storia assurda. Ma che assurda, è chiarissima. Aveva cominciato a fare dei progressi e gli hanno tolto il caso, con delle motivazioni poi, boh, lasciamo perdere. Non c'è stata la volontà di risolvere questo caso. Sarà perché la Somalia è una delle pagine peggiori della storia recente e nessuno se ne vuole occupare. Stefano was my baby brother. L'ho cresciuto io. Una tragedia. Yes, a tragedy. My baby brother. I'm sorry. We haven't seen Hector in 4 months. How is he? He plays a lot outside. Hector sembra scassa minchia. I hope he's not too difficult. Oh, no, not at all. He's a lovely boy. I adore him. He's very strong, very courageous. Courageous? Coraggioso. Coraggioso. Sì, però tu ci hai detto che usa coraggio e hanno il samuetto, ricordo. He's saying he's worried about Hector's courage. Dille che noi a Hector gli vogliamo bene. We love Hector. We love Hector very much. Oh, here they are. Madam Benson, Mr. Greco. Yeah. Come stai? My family. Vincenzo. How do you do? Pleasure. Ciao. Hey, campione. La zia. Saluto. Sì, signora, mi sei mancato tanto. Ci sono le tue cuginette. Saluto. Hector, would you like to go to the kitchen and get them something to drink? There's orange juice in the fridge for the children. Dobbiamo trovare una soluzione. Siamo stati minacciati. La gente dice che il bambino è pazzo. Vuole denunciare tutta Genoa. Noi dobbiamo aiutarlo a capire. It has been very difficult for him. He hates everybody. He wants everybody to pay. This family visit has been allowed by the court. Vous faites une cible idéale pour les artilleurs italiens. Côté français, nous sommes loin de la première route. Faites pas ça. J'ai hâte de pas vous lâcher d'une semaine. Alors viens avec moi. Vous allez partir. Et Giuseppe. Giuseppe, c'est lui qui a insisté pour me suivre jusqu'ici. L'amour. Ça rend les hommes idiots. C'est pauvre Giuseppe. N'obligez pas à faire une énorme bêtise. Tu m'aideras à partir d'ici. Non. Pourquoi vous n'avez pas pris l'argent? C'est pas le problème de l'argent. C'est le problème du principe. Je refuse l'attitude des coloniseurs. Colonisateur. On dit colonisateur. Colonisatore. Mmh. Et la stessa cosa. T'as pris l'italien, toi? J'ai fait ma thèse en italien. Sur l'expulsion de la bête triomphante. Spaccio della bestia triomphante. È un testo di Giordano Bruno, le Napolitains. Si, Giordano Bruno. 16e siècle. Napolitain et hérétique. Qu'est-ce que tu fais de ces côtés de la frontière? Je suis français et mobilisé. Je me bats contre la bête avant qu'elle ne triomphe. Méfie-toi des idées révolutionnaires.